Quando due strade si dividono o comunque finisce qualcosa di bello, io credo che sia sempre il risultato di tanti eventi e di tante cause. Sto capanzando come cancella, rammemori, chi che state non fa comincia, nada storia, si vede non bloccata da tutte parti, coppe social, e perché non mi riesce a lo indagare, e a ed è così che inizia la mia giornata. Mi sveglio verso le 8:30, le 8. Quindi si ha la sensazione, capì, che il tempo si è dilatato. Anche se è la stessa porzione di giornata, ma hai una sensazione di averne di più a disposizione, non lo so. È la prima impressione che mi ha fatto venendo qui. E qui non ci sono i ritmi frenetici della città. Io avevo bisogno comunque di rilassarmi e dare per assurdo più tempo al mio lavoro in un posto che magari è meno investito da casino e da situazioni. E diciamo che secondo me è una dimensione che tutti dovrebbero trovare a un certo punto nella vita. Io non è che mi reputo un benestante, però comunque io, diciamo la verità, insomma, tra virgolette, ce l'ho fatta, in un certo senso ce l'ho fatta a conquistarmi una posizione nella mia, insomma, nel mio genere musicale, nel mio lavoro, ma anche nella vita, grazie al mio lavoro praticamente, a me comunque come un rap. Tutto quello che ho fatto dopo lo scioglimento dei Co'Sang è stato quello che forse è stata la parte più importante, no? Anche se io non rinnego assolutamente, come ho sempre detto, quello è un pezzo di vita che io non solo conservo, ma comunque ho ben presente per sapere chi sono io oggi. La mia giornata inizia così, io mi sveglio presto, perché comunque vabbè, ora siamo in lockdown, quindi vado a dormire un po' più presto, però comunque anche quando sei stanco qui, 6-7 ore ti bastano, che c'è silenzio assoluto per riposare, quindi. E poi niente, vado, scendo, faccio colazione anche a casa, mi faccio il caffè, mangio qualcosa, a volte faccio colazione fuori. E ora stiamo andando a comprare un po' di notizie, perché io di solito la mattina mi metto a leggere un po' di cose per informarci di quello che succede anche alla TV ormai, è così. Premettendo che comunque, insomma, tutto ciò che è il mainstream lo facciamo, ci siamo dentro, però comunque io ho un'idea tutta mia di come stanno andando le cose, poi ne parliamo comunque. Io sono stato indipendente per 15 anni e poi ho avuto un'esperienza in major che ora sta avendo degli sviluppi, però comunque è stata un'esperienza che mi ha fatto capire perché io sono stato per 15 anni indipendente. E perché indubbiamente quando sei indipendente e hai la tua etichetta e pubblichi da solo, sei più veloce nelle pubblicazioni dei pezzi, delle canzoni, proprio anche sui digital stores, che il tempismo c'è tutto, e non solo, ma comunque hai piena potestà, pieno potere su decidere quale pezzo girare come video, quale far uscire come singolo, e accorci i tempi immensamente. Diciamo, dico la verità, io queste esperienze in major che ho avuto dallo scorso anno, precisamente più o meno da marzo dell'anno scorso, dopo ovviamente una gestazione per il contratto in casting iniziata a luglio, devo dire la verità, per me è stata un po' sofferente, perché io ero abituato ad altri ritmi, ovviamente altri tempi, ma anche altri processi decisionali. Diciamo, avevo più la palla tra le mie mani e ovviamente mi è costato un po' caro cedere, ma a livello proprio, diciamo, di competenza, di sfera di competenza, cioè cedere un po' quelle che prima erano decisioni che spettavano a me. Dicendola tutta, io sto cercando di tornare a quella configurazione lì, sto cercando di tornare alla totale indipendenza, perché forse è l'unico modo col quale un artista come me può sopravvivere, nel senso che se è sopravvissuto dopo tante cose che vi racconterò, che vi ho già raccontato, non so a che punto siamo del racconto, però se sono sopravvissuto a una serie di vicende dell'industria discografica del rap italiano, che tra l'altro, diciamo, possiamo tranquillamente dire che abbiamo inaugurato e iniziato noi. Se, diciamo, sono vivo ancora, ma vivo vivo, non vivo per dire, no? Come uno che magari pubblica un pezzo ogni tanto e fa 2.000 ascolti o 3.000 ascolti, io ci sono. E se ci sono ancora e ci sono rimasto è perché mi sono escluso da alcune dinamiche volontariamente, che hanno fatto sì che io potessi essere magari, fra virgolette, di disturbo e di concorrenza ad altri progetti che uscissero, ed è quello che mi ha fatto essere vivo e sopravvissuto. Quindi magari
poi questa dinamica l'ho capito quando sono entrato in un meccanismo più grande, che se magari io fossi stato in questo meccanismo per più tempo probabilmente sarei scomparso. Io non parlo di complottismo né di assolutamente di nulla, ma è ovvio che ognuno tira l'acqua al proprio mulino, no? È ovvio che quando sei in un roster di artisti che fanno parte della stessa casa, è normale che questa casa, per alcune priorità artistiche, economiche, ti schedula e ti scaletta diversamente a come ti scheduleresti, scaletteresti da solo, a come ti scheduleresti da solo, ovviamente, perché tu sei la tua priorità, magari per una major non lo sei, o magari lo è qualcun altro. Quindi ho capito bene, insomma, mi è stato chiaro anche perché sono sopravvissuto io. Quindi ora sto cercando di ritornare a quell'indipendenza, perché diciamo è quella che mi ha fatto sopravvivere e che mi ha, diciamo la verità, reso anche un po' scomodo e meno governabile. Pensare da dove siamo partiti, no? Questo hip hop, rap, trap, come lo vuoi chiamare, insomma, pensare che comunque ora sta in classifica e ha colto tutte le sue sfumature più varie, diciamo, si sta manifestando in varissime sfumature, ovviamente è sfociato nel pop, come è successo anche negli States 10 anni fa. Ovviamente ha cambiato volto, no? Ha cambiato faccia. Pensare che comunque noi siamo partiti dal suonare nei centri sociali, le prime jam, cioè il mio primo pezzo vero, la mia prima canzone l'ho registrata nel 96, avevo poco più, appena compiuto 14 anni. E comunque la situazione era questa, cioè in radio, rap o diciamo questo genere qui non ce n'era proprio. Tutto ciò che esisteva come movimento era politicizzato, c'erano le posse, un rap sociale non era ancora venuto fuori. Forse proprio noi in prima persona, insieme a qualche altro gruppo, siamo riusciti a portarlo poi. Dopo il nostro primo album, tra il primo e il secondo album, tra Chi muore per me e Vita buona, siamo riusciti a, insomma, addirittura entrare nei locali. Abbiamo cambiato totalmente il pubblico dell'hip hop anche a Napoli, perché abbiamo sia tirato dalla nostra parte tanti ragazzi che prima ascoltavano magari solo il mio melodico, e ovviamente c'è da dire che rispetto ad oggi, che invece i due generi, no, la trap e il neo, si sono molto avvicinati, invece, cioè, prima non era così, quindi noi abbiamo proprio rubato letteralmente gli ascolti a tanti che all'epoca magari, che io rispetto, ovviamente è un genere che io rispetto, è un genere che fa parte della nostra, diciamo, cultura napoletana, però noi siamo riusciti a prenderci anche quella fetta lì, e quindi Cosanga hanno allargato lo spettro d'ascolto, no? Ma tu scherzi? Dimmi il nome di un gruppo vivente e non più attivo dalla nascita del rap italiano che raddoppia gli ascolti 20 anni dopo l'uscita di un disco, dopo 20 anni dell'uscita del disco. Se mi trovi il nome. Ma oggi ho sicuramente una grande soddisfazione, che comunque è quella che è diventata, quella che era la soddisfazione intima di aver sempre saputo di fare qualcosa che, diciamo, avesse un impatto che non somigliasse a nessuno e che poi sarebbe diventato, diciamo, il nuovo linguaggio del rap di Napoli, almeno a partire dai 2000 in poi. Potrei dire anche comunque in modo retroattivo, anche forse da sempre, perché appunto considerando l'impatto che ha avuto sia sugli ascoltatori dei giorni nostri che sugli aspiranti rapper, insomma io credo che una cosa del genere non abbia precedenti sia nella città che nella nazione, insomma.
Guarda, a me risulta difficile trovare delle responsabilità, perché quando due strade si dividono o comunque finisce qualcosa di bello, io credo che sia sempre il risultato di tanti eventi e di tante cause, che vanno anche ricercate nella psicologia più intima delle persone, in alcuni lati del carattere che a volte noi non mostriamo nemmeno. Quindi sinceramente proprio di parlare di responsabilità io non ci riesco. Posso dire che ripercorrendo ovviamente i primi passi della mia carriera con la mente, ripercorrendo quei momenti, che sicuramente posso dire ora mi rendo conto che non ero assolutamente in sintonia sulle stesse frequenze delle dinamiche che ci sono nell'ambiente musicale italiano e non. Ti posso dire che comunque ripercorrendo la mia carriera, sicuramente con un occhio, diciamo, che guarda al passato, ora posso dire ancora in modo più forte che non mi sentivo in sintonia, non mi sentivo sulla stessa frequenza di alcune dinamiche che dominano la musica italiana. Come ad esempio quando scoprii tra il primo e il secondo album, subito dopo il mio primo album, che fu fondata un'etichetta con la traduzione in inglese del nome di un pezzo manifesto che era contenuto nel primo album, per mio stupore. Oppure magari subito dopo l'uscita del secondo album, girando su YouTube, scopro un video dove c'è la persona con la quale io formavo un gruppo, usava per la prima volta il suo nome da solista e lo scoprivo guardando questo video che usciva su YouTube, cosa che io mi sarei aspettato, insomma, in un clima di totale trasparenza, avrei dovuto sapere, almeno esserne informato. Oppure quando magari, ecco, anche dopo lo scioglimento del gruppo, io praticamente ritrovai questa persona nell'All Star dei rapper italiani, che nacque dopo 2 mesi, dove c'erano tutti questi rapper, insomma. Altra cosa che comunque poi alla fine, diciamo, non mi ha stupito, poi in fondo poi non mi stupivo più di tanto, anche conoscendo poi dopo il vero volto di questi che erano, insomma, si dichiaravano amici miei, leali nei miei confronti, ma che invece a mio avviso, secondo me, e questo è il motivo, è sempre una mia opinione, si stavano trasformando, insomma, un po' in squali di etichetta, perché le etichette stavano reclutando il rap, insomma era l'inizio in cui le etichette reclutassero il rap. Quindi alla fine è quello il discorso, insomma io non è questo il motivo per il quale ho capito sin da subito e poi nel tempo che non c'è molta non c'è un gran fair play e l'ho capito da subito e non me l'aspettavo. Dunque, cioè, alla fine, anche nel momento in cui le etichette hanno avvicinato i rapper, alcuni dei rapper italiani, insomma, hanno fatto un po' il bello e il cattivo tempo insieme a questi A&R, che tra l'altro, cioè, a mio avviso, non avevano tutta questa competenza. Cioè, al massimo l'avremmo dovuto fare noi, io o qualcun altro, l'A&R a una major. Perché di musica e di pop, a mio avviso, ancora oggi ne capiscono veramente poco nelle major. Guarda, io tra il 2009 e il 2010 sono stato molto impegnato, mentalmente, comunque perché mio padre si è ammalato per poi finire e quindi, diciamo, ricordo molto bene quel giorno di San Valentino, del 14 febbraio, che tra l'altro coincide con questo giorno in cui stiamo registrando questo materiale. E ricordo ancora quanto la gente piangesse per una separazione che alla fine era nulla in confronto alla separazione definitiva, che è quella di un lutto, di una morte, e la gente piangeva e si disperava per cause che, a mio avviso, vicino alla vita e alla morte, superficiali. E io ero molto offeso da questo ed ero anche sofferente, che giustamente era da pochissimo che avevo perso mio padre.
Quando cioè, hai questo tipo di sofferenze non hai molto la voglia di parlarne. E quindi forse in quei momenti sono stato penalizzato perché non avevo voglia di parlarne, perché io credo che chi abbia un vero lutto non ce l'ha la voglia, anche se è un momento catartico della propria carriera. Quindi io, però ora posso farlo perché ne è passato del tempo e ricordo questo, ricordo quanto vedevo, no, sicuramente era affetto da parte dei fan, però davanti ai miei occhi, e comunque soffrivo la perdita di un genitore, lo vedevo veramente poco importante rispetto alla mia perdita e avrei dovuto dirlo. Ma non trovavo la forza perché io comunque soffrivo appunto una perdita. Quindi in questo clima si può capire anche quanta voglia avessi e quanta responsabilità poi ho avuto nel discutere una situazione di rottura o insomma comunque di allontanamento. In un momento in cui io ero sofferente di un'altra situazione e stavo in un contesto in cui non avrei proprio voluto affrontare un discorso del genere e mi fu chiesto di affrontarlo a tutti i costi. Quindi anche in un certo senso a mio parere un po' indelicatamente, no? Nei miei confronti. E quindi sono stato costretto a prendere una decisione che tra l'altro io, alla quale io ero contrario anche ad emanare l'editto, insomma, il famoso post. Io non ero d'accordo proprio per il clima mentale nel cui mi trovavo e nemmeno né tantomeno sono mai stato alla ricerca di altri orizzonti musicali. Io fino a quel momento io non ho mai cercato altre compagnie musicali. Mi è capitato dopo, perché ovviamente poi uno resta da solo, insomma, incontra persone, no? Sulle vie della musica, dell'arte. Allora, io quest'anno nuovo e quindi nel futuro più vicino, diciamo che posso dire che oltre al rap che mi ha fatto conoscere al grande pubblico, mi ha fatto apprezzare quello più duro, quello appunto dei quartieri di Napoli, così nel tempo ho creato attraverso ovviamente i miei ascolti, le mie contaminazioni, ho creato un subgenere, e un subgenere, vari subgeneri, però tra questi ce n'è uno che va abbastanza bene da un po' di anni a questa parte, già da 6-7 anni a questa parte. Ed è un genere che comunque coinvolge molto la parte femminile, perché comunque sono quelle canzoni nelle quali io magari rifletto un po' sui rapporti miei, ma anche degli altri, e le relazioni con le ragazze, con la donna. E quindi diciamo che anche in questo nuovo anno, oltre a 999 che è uscito nel 2022, giugno 2022, punto a far uscire due EP speculari tra di loro, dove nel primo ci saranno i pezzi un po' più appunto permeati, no, dalle riflessioni sull'amore e tutto, e un altro sarà un po' più crudo, dai toni più forti. Ovviamente il primo toni più caldi perché coinciderà anche con la primavera e l'estate. E qui avrò la possibilità anche di fare un po' un punto sulla mia vita, nel senso che comunque diciamo che io posso dire che se io guardo al passato, cioè, senza offesa, respectfully, io tutte le persone che mi sono lasciato dietro sono persone che non matchavano la mia energia, che forse all'epoca non valutavano il rap, sotto sotto non ci credevano che io potessi avere poi questo, che poi potessi averlo anche il genere e quindi anche io, sopravvivendo, un risvolto anche insomma pubblico, popolare del genere, quindi comunque persone ho avuto che comunque erano divorate un po' dall'insicurezza e non riuscivano a vedere anche la mia vera essenza, il mio modo di essere. Che a me piace di dire che io ho questa passione comunicativa, io mi reputo un ultrarazionalista, un overthinker, che però ovviamente non nel sentimento, nella parte dove ci vuole
il ragionamento. E questa mia, credo, non so se è una qualità o un difetto, comunque sicuramente è un'analisi estrema che mi porta sempre a voler trovare una soluzione al problema. Questa parte forse non è mai emersa nei rapporti che io ho avuto in precedenza, o perché magari non ero pronto, non erano pronte, non ero maturo, però io voglio affermare di esserlo sempre stato così. Quindi magari ora mi vivo le cose che della mia vita sapendo, con la consapevolezza, che ciò che ho lasciato, ma non per dire, cioè, insomma, ero io la convenienza, ma per essere veramente chiaro con me stesso e stare tranquillo sul fatto che non ho lasciato niente, non ho perso nulla. E non lo dico veramente per, appunto, vendicarmi verbalmente con chi c'è stato, ma perché altrimenti la mia buona intenzione, che ripeto c'è da sempre, è forse stata pregiudicata dalla nostra, si sa, noi siamo artisti, quindi avrebbe dovuto essere più magari valutata, ecco, soppesata. Quindi i progetti sono parecchi, questo documentario comunque spero avrà, insomma, il suo, insomma, apprezzamento, ma soprattutto avrà il suo placement, in quanto era necessario per il mio diritto di parola e di replica su tante cose scritte e dette in questi anni. Eramo fuoco, mo che sì, incendi alimentati ossigeno, te brado fine mo che sì, già ambriaca scenga cu da sì.